Se nei vostri dispositivi Android la galleria risulta lenta, ragazzi, questo è il video che fa per voi. Motorola ormai sappiamo che non sta producendo più tantissimi smartphone, però quando lo fa li produce con delle caratteristiche, anche software, molto interessanti. Una di queste caratteristiche, una delle novità introdotte da Motorola, è proprio una nuova galleria. Una galleria immagini che risulta molto molto leggera e anche molto comoda da utilizzare. In questo video vi farò vedere proprio come installare in tutti i dispositivi Android 5.0 in su la nuova galleria di Motorola, e vedrete che risulterà molto più veloce e snella rispetto a quella che avete installato nel vostro dispositivo. Io sono Dario Galindo, benvenuti in un nuovo video di Tech Fanpage. Per utilizzare la nuova galleria Motorola su tutti gli smartphone Android dovrete scaricare l'APK che troverete in cima alla descrizione del video. Prima di procedere con l'installazione è importante che voi abbiate attivato l'installazione da sorgenti sconosciute. Se non ricordate come si fa, c'è un video che ho fatto nel quale vi spiego proprio questo. Una volta scaricato l'APK e proceduto con l'installazione della nuova galleria, la troverete direttamente nella home del vostro dispositivo Android e, avviata per la prima volta, dovrete concederle tutti i permessi necessari per accedere ai file presenti sul vostro dispositivo. Una volta terminata l'analisi dei file disponibili nel dispositivo, la galleria sarà super operativa e vedrete che l'interfaccia grafica realizzata con delle anteprime molto grandi risulterà molto comoda da utilizzare ed estremamente veloce. Sono disponibili anche degli strumenti di editing per modificare le immagini e, selezionando il menu posto in alto a sinistra, potrete scegliere di entrare nella sezione dei dedicata agli album e creare degli album manualmente in modo tale da poter gestire le vostre immagini e i vostri video come meglio credete. Utilizzando la galleria di Motorola rispetto alla vostra galleria, soprattutto in dispositivi piuttosto lenti, la velocità sarà sicuramente maggiore, lo noterete soprattutto se avete tante fotografie nel vostro rullino fotografico. È una cosa comoda che in alcuni casi può essere utile per risolvere dei problemi di rallentamento. Io sono Dario Galindo e l'appuntamento al prossimo video di Tech Fanpage.